La Ghezzo debutta in campionato contro il Lecco, formazione neopromossa che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D con ben 27 punti di vantaggio. Non ci sono Basit e Buglio, così come gli ultimi arrivati dell'Empoli. Dei nuovi Corrado parte dalla panchina, in mezzo al campo ci sono Volpicelli e Tassili, davanti gioca Cutolo con Chedira, Golando e Belloni. Si comincia a calcio d'angolo per la Ghezzo con Volpicelli che fa proseguire per Cutolo, gioco di gambe di Cutolo che va via ad Anna, pennella dentro, manca Borghini, che dica, e poi Borghini trova la zampata vincente sotto porta. La Ghezzo passa subito in vantaggio, neanche 3 minuti sotto la Sud. Borghini al secondo gol ufficiale dopo quello realizzato in casa del Crotone in Team Cup. Qui forse che dica anticipato, e alla fine Borghini il più lesto a mettere dentro. Poi qui butta un brutto pallone segato per il Lecco, parte Cutolo in campo aperto, Cutolo evita Malgrati una prima volta, lo salta una seconda, sinistro! È un gol bellissimo di Nello Cutolo, dopo 9 minuti la Ghezzo è già sul 2-0, davvero sontuosa l'azione di Nello Cutolo che va a esultare così sotto la curva dei tifosi Amaranto. In pochi forse avrebbero immaginato 2 gol in appena 9 minuti. Qui Cutolo è andato via sull'errore di Segato e poi guardate come disorienta 2 volte Malgrati, lo salta e lo risalta, e poi il sinistro all'angolino che fa secco il portiere Bacci. Arezzo dunque sul 2-0, la gioia incontenibile di Nello Cutolo. Prova a farsi vedere il Lecco, c'è questa palla che arriva ad Anna, in area di rigore, Danna, c'è un tiro ribattuto e poi c'è questa salita dell'esterno del Lecco che cerca la conclusione, vorrebbero qui il calcio d'angolo che non viene concesso. Ancora un pallone in profondità in campo aperto con Chedira, il tocco per Cutolo, ci riprova Cutolo, altro sinistro, Bacci si salva così come può al 12° da un altro tiro insidioso di Cutolo. Poi qui è buona la posizione in campo aperto per Danna, prova così a saltare Pissardo che lo costringe poi a defilarsi, palo esterno, rivediamo qui, è molto bravo Pissardo a stoppare una prima volta Danna e poi a quel punto si è chiuso ogni varco, c'era comunque Sireni per un eventuale salvataggio. Un primo tempo comunque scoppiettante, l'Arezzo che qui ci riprova con Cutolo, sinistro, scendere, Bacci, molto bravo in questo caso a rimanere attento. Il Lecco che cerca un'altra chance, ci prova Scaccabarozzi a servire Danna, tra i più positivi la parata a terra ancora di Pissardo. Sireni col sinistro, parte il cross, c'è Rolando che fa secco Bacci di testa, addirittura Rolando, primo gol in campionato anche per lui, e dunque l'Arezzo cala il tris. Bacci in qualche modo, ma lasciato colpevolmente solo Rolando. Eccola qua l'esultanza per Rolando e l'Arezzo è sul 3-0 e siamo solamente, vedete, al 32°. Belloni va a puntare, Belloni, diagonale, Rolando, palla in rete, ma c'è la bandierina, nulla di fatto, dunque posizione giudicata irregolare quella di Rolando. Arbitro Saia che dunque annulla. Qui siamo nel secondo tempo, ne cambia 5 addirittura il Lecco, 5 sostituzioni in un colpo solo. Tassi sulla sponda, sopra la traversa, ecco uno dei nuovi entrati, Giudici, va al cross, Marchesi sbuca, anche lui è entrato nel corso dell'intervallo e fa gol di testa qui. Vedete tra Belloni soprattutto Borghini, il Lecco ci riprova a mettere palloni, l'Arezzo spreca qualche contropiede, finisce però 3-1, è un gran debutto per l'Arezzo, un primo tempo di grande intensità, è bastato quello per avere i 3 punti. Noi la stavamo preparando bene questa partita, io e i ragazzi avevo chiesto di non sbagliare assolutamente atteggiamento e sono stato ripagato con gli interessi. Hanno fatto un primo tempo veramente stratosferico a livello di qualità, intensità. Se devo trovare appunto il pelo del primo tempo, che dovevamo, forse meritavamo anche un quarto gol, però è stata una partenza incredibile. Quello che avevo chiesto appunto era l'atteggiamento, sono stato ripagato appunto con tutti gli interessi. Il secondo tempo abbiamo subito il ritorno del Lecco, ha cambiato 5 giocatori subito e
anche se abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire e forse dovevamo, in alcune ripartenze che abbiamo fatto ci è mancata un po' la gamba che non ci ha permesso appunto di fare il quarto gol, però faccio i complimenti ai ragazzi, questo è veramente encomiabile.